e il ritorno di un leader, quello di Ariel Filloi, l'argentino che guidò in un periodo difficile Trieste in Lega 2 nel lontano 2012, diventato poi giocatore di valore assoluto, potendo vantare uno scudetto con Venezia, una Coppa Italia, un Euro Challenge, una promozione in Serie A ed aver indossato la maglia della nazionale azzurra. Dopo due anni con Tortona, il 36enne di Cordoba torna a Trieste portando leadership, d'utilità tra spot di playmaker e guardia e capacità di mettere canestri decisivi nei finali di partita. Si tratta dunque del sesto giocatore del pacchetto italiani della squadra che con gli innesti dei due americani e forse ancora qualche sorpresa tricolore giocherà per conquistare l'obiettivo promozione. Sicuramente abbiamo visto, lui è un giocatore che è molto molto competitiva, piace lui tirare specialmente alla fine della partita, ha una storia di vincendo partite, allora un ragazzo serio, tanta esperienza anche in A2, allora sì, è un giocatore molto importante per noi, è un bel giorno per Pallacanestro Trieste. Intanto oggi è stata presentata la campagna abbonamenti per la prossima stagione, ticket che vanno dai 170 euro della curva ai 230 per i distinti, sino ai 290 per le tribune. Speciali scontistiche sono riservate agli universitari in occasione dei 100 anni dell'Ateneo Triestino, agli under 18, agli under 12 e ai più piccoli, cioè agli under 5 anni, che potranno vedere tutta la stagione al prezzo speciale di 30 euro. Tutti i dettagli per le fasi dedicate a nuovi e vecchi abbonati al sito pallacanestrotrieste.it. Per chi acquisterà invece i singoli biglietti ci sarà una novità, perché quest'anno i prezzi potranno variare in alcuni match e verranno decisi via via nel corso della stagione. Rebirth, cioè rinascita, il titolo che non ha bisogno di spiegazioni di questa campagna. Sì, rinascita al momento è direi la parola giusta, perché stiamo portando dentro una grande quantità di nuove energie, quello si tratta dell'organizzazione operativa, nuovo GM, nuova squadra, nuovo allenatore, quindi veramente è un momento di rinascita. Sì.